signor, sai bene che ci siamo battuti perché fin dal 1993 questa aula consigliare potesse uscire da queste quattro mura e arrivare nelle case dei cittadini. Me ne sono fatto io carico di questo tipo di battaglia, per cui parlarne oggi, nel 2017, dello streaming che funziona o non funziona, mi sembra veramente offensivo, ma mi sembra offensivo nei confronti della città, dei cittadini e di quanti hanno il desiderio ancora di poter seguire ed occuparsi della politica. In alcune città italiane il consiglio comunale viene seguito nelle scuole e i maestri, i professori dicono: guarda, quello è il tuo papà, vedi come risponde rispetto a questo, a quello, a quell'altro. Cioè veramente c'è la possibilità di rendersi conto e di prendere atto di come si acquisisce la responsabilità politica. Probabilmente questi processi educativi e formativi stanno fuori dalla politica e non consentono a noi questa sensibilità, probabilmente si è persa. Però cerchiamo con molta calma e serenità di riacquisirla, perché i processi politici dobbiamo divertire, ci troviamo in un momento storico che ci vanno a far fare rispetto alla politica, per cui ritengo che proprio il sindaco, che si è fatto carico in questi ultimi giorni di voler aprire un dialogo con le minoranze, dovesse cominciare a dimostrarlo nei fatti anche attraverso queste piccole cose. In ogni caso devo sottolineare che quanto diceva il collega Capasso rispetto ai 14 punti è veramente pesante. Diventa addirittura poi una contrapposizione ostruzionistica, ma non fosse altro che per la stanchezza, si diventa più duri. E allora pensiamoci un po' prima di fare questi ordini del giorno così pesanti. Io dico la verità, insomma, sono rimasto basito rispetto, diciamo, perché ci sono tanti punti importanti, qua si discuterà tantissimo, per cui voglio dire. E poi l'ultima cosa al Presidente. Augusto, consentimi di chiamarti così. Tu sei un'ottima persona, però assumi degli atteggiamenti che non sono adeguati a un Presidente di Consiglio Comunale. Quando rispondi con questa arroganza ti metti fuori dal ruolo che il Consiglio ti ha dato. Per quanto riguarda la norma che prevede le riprese in aula, è vero che tu puoi non autorizzare la diretta, però le riprese possono essere comunque fatte perché c'è una legge nazionale e mandate in differita. Questa è la legge. Grazie.